noi della Federazione della Sinistra vogliamo. Primo, un piano regionale del lavoro e l'istituzione di un reddito sociale per disoccupati, inoccupati e precari. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli? La crisi attacca direttamente il lavoro e i livelli occupazionali. Distrugge il lavoro, distrugge l'apparato produttivo. Il governo non è in grado di affrontare la crisi. Loro l'hanno creata, noi siamo la soluzione. Noi pensiamo che occorre schierare l'Umbria contro la crisi. Per fare questo abbiamo avanzato la proposta di un reddito sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i precari. Una nuova idea di Stato sociale, un reddito per tutte e per tutti. E la locomotiva sembrava un mostro strano. Secondo, un piano sociale e un sistema sanitario con al centro il cittadino e a favore di famiglie e lavoratori. Distanze che sembravano infinite, sembrava avesse dentro un potere tremendo. Noi in questi anni ci siamo battuti con coerenza nella società regionale, in consiglio regionale, ponendo una priorità. La priorità era ed è stata la salvaguardia della sanità pubblica, riqualificare la spesa, riorientare una sanità mettendo al centro il cittadino, far sì che la sanità non sia una merce, ma invece un bene al servizio della comunità. Un treno tutti i giorni passava per la sua stazione, un treno di lusso lontana destinazione. Terzo, un servizio idrico pubblico e una politica energetica che rispetti il territorio. Ci sono dei beni che non possono essere oggetto di mercato e pertanto devono essere sottratti al mercato, su tutti l'acqua. Il governo vuole privatizzare l'acqua, noi invece pensiamo che il ciclo delle acque debba essere ripubblicizzato, perché l'acqua è un bene di tutti, è un bene comune e come tale deve essere controllato, gestito dalle comunità locali. Il 28 e il 29 marzo vota Vinti, vota Federazione della Sinistra, vota Catiuscia Marini Presidente.